E niente, Antonio, sono finita in ospedale perché a quanto pare ho avuto una reazione allergica e mi sta gonfiando la faccia. E niente, sono svenuta. Madonna, non so se vedrò piangere. Comunque, volevo aggiornarti. Uomo inutile. Ciao Matteo. Chi triaggia Gesù Cristo? Antonio, queste sono tutte le medicine che sto prendendo, queste per le infiammazioni che ho, queste sono le altre per i dolori, queste sono le gocce per dormire, questo è il Suboxone. Io sono ridotta in questo stato, sono ridotta in questo stato e tutto dentro qui è praticamente tutto viola. Non vi faccio vedere perché è un'immagine molto molto forte e voglio ovviamente, se poi vorrai pubblicare questo, Antonio, per aggiornare i nostri amici. Ho veramente molta paura per come sono ridotta. Sono andata dal medico curante che mi ha guardata e mi ha detto che dovrei tornare in pronto soccorso per fare un piccolo taglietto all'interno della guancia per far uscire il pus che si è formato tutto qui. E niente, ragazzi, mi sale la febbre, continuo ad avere dei giro di testa, dei giramenti di testa e svenimenti. Fino ad ora sono svenuta già 2 volte. Samir è molto preoccupato. Non lo so, ragazzi. E niente Antonio, comunque il bonifico dei 100 euro è arrivato, ti ringrazio tanto, adesso ti manderò subito i video che vado alla Deco, come l'altra volta, a comprare la scheda e fare la spesa. Ora Samir è fermo col lavoro, diventa tutto molto più difficile. Io sono ridotta così. È Stato pagato 100 Certo, euro? questo è lo Ok. scontrino. Ok, questo è lo scontrino, riprendiamo E questa è la carta. tutto e questa è la carta. E Antonio, grazie mille. La scheda l'ho presa, eccola qua. E adesso facciamo la nostra spesa. Grazie sempre per la fiducia che mi stai dando. Un abbraccio. Ok, abbiamo fatto la spesa e abbiamo pagato con la Ok. scheda. Quanto abbiamo pagato? 17 euro? 17,30. 17,30 euro. Sì, questo è Ok, grazie. Mi dai i Cinimura. bollini per la Sì, questo è raccolta? anche il tuo. Ok. Buongiorno, volevo aggiornarti, sono appena uscita dal consultorio e le analisi arriveranno venerdì. Questo per dirti tutti i commenti che sto ricevendo, che parlano, cioè vogliono sapere purtroppo la mia malattia, che punto è. Non vi preoccupate, che spiacentemente stiamo andando avanti. Come vedi, la mia situazione sta peggiorando. Ieri sono stata in ospedale, però mi hanno fatto una flebo, mi hanno dato degli antibiotici. Oggi al CERT mi hanno anche ridotto la medicina perché sto prendendo milligrammi a compressa di terapia, quindi sto bombardata di farmaci. E avrei bisogno di un dentista. Ho provato a telefonare, però chiedono veramente tanti soldi. Cioè, uno mi ha chiesto 140 euro solo per guardarmi. E ora oggi andrò al dottore curante e mi farò prescrivere i raggi ai denti per vedere che cosa è successo. Sto molto male, in più ho febbre, ho vomito. E la bella notizia è che ho avuto il curriculum stamattina e la ragazza me l'ha portato addirittura fino a casa, quindi ti ringrazio tanto. Appena starò meglio, lo inizierò a inviare a diverse aziende. Ciao Antonio, ti volevo aggiornare con un video messaggio. E così stiamo, abbiamo rotto l'altra sedia. Allora, io chiedo scusa a Margaret, Margaret, la no, e seconda. soprattutto chiedo scusa a voi No, non perché, ti no, preoccupare. vi porto io 2 sedie. Le sedie di legno No, io cosa servono. ti ho detto prima, Samir? Ti ho Sì. detto
che la cosa non mi convince, si stava aprendo. Tu hai detto no, siediti, e la sedia si è aperta. Il paratrack. Peccato non avermi fatto vedere in diretta. Aspetta, che si sta continuando, vorrei che si vedesse. Madò, io non posso ridere. Aspetta, vai, ecco qua. Facciamo vedere a te come sei combinata. Vedi qua. Ma guarda come lo distruggo. Non fa niente. Beh, se non altro abbiamo drammatizzato un po'. Eh sì, io non posso ridere. Ma guarda come sei combinata. Sembra che ho fatto un incidente. Mamma santa. Ma come andrà? Che cosa ti hanno detto al pronto soccorso alla fine? Prima hanno detto che era un'allergia ai gamberi, perché sono allergica ai gamberi. Quindi mi hanno fatto una flebo per disintossicare, non lo so come si dice. E poi mi hanno dato una cura che tante medicine mi hanno dato. E adesso sto continuando la terapia, sono andata al medico curante. E un accesso ai denti, cioè il post si è creato nella faccia. Ma tu guarda come sei combinata. E guarda. Mi devono fare un taglietto dentro per far uscire questo. Se non si sgonfia... Io però... ti consiglio, fai 3 giorni di terapia, sì. Perché dovresti avere un miglioramento. Ma poi una volta che si sgonfia, vai dal dentista, e se non si sgonfia invece rivai dal pronto soccorso. Ma il dottore ha detto che la cosa pericolosa è la febbre, perché quando c'è la febbre vuol dire che l'infezione sta camminando nel corpo. Se non ho la febbre è tutto a posto. Ora quanto hai? Te l'hai misurato? No, non ce l'ho il termometro, diciamo io vado a temperatura così. Così a cazzo. A caso, non ce l'ho il termometro. Ma tutto tu, allora, tutto a me. Sei una passaguai. Avete visto come sta messa? Ma guarda oggi. Come stai, guarda. Tremendo. Non posso aprire gli occhi, non posso mettere gli occhiali. E questo è tutto, ragazzi, per oggi. Comunque ti do due notizie veloci, sì. Così per farti sorridere oltre la mia caduta dalla sedia. Luca ti sta donando 50 euro. Grazie Luca. Grazie, una persona Luca. Sola con grandi difficoltà. Te lo dico perché mi ha raccontato la sua storia, una persona veramente in grandissima difficoltà. Ti ringrazio e tanto. Invece Valeria da Dubai. Da Dubai. Ci ha fatto delle ricariche IKEA. Per andare a comprare il divano letto, e quindi adesso questa settimana poi provvederemo ad andare. Grazie mille, grazie. È una cosa incredibile, è una romana che vive a Dubai da 10 anni, che da un po' ci sta seguendo, che ha voluto, aiutarti. Hai capito? Ti ringrazio di vero cuore, anche se sono messa così oggi. Vabbè, capita a tutti, sì. Però forza e coraggio, mi raccomando. Sì, che è il male di passaggio. Dai. Ciao, porca, ragazzi, mi dispiace, veramente. Io mi vergogno in questa situazione, infatti non voglio uscire, ho la febbre. Oggi mi aspettava Margaret, dovevamo fare delle pratiche importantissime. Le abbiamo chiesto. Margaret, perdonami, ma così non me la sento di venire, perché ho la febbre, poi mi giro la testa e svenisco. Svengo. Le classiche lezioni di italiano. Io non so parlare in italiano perfetto. No, lo dico io prima, perché così nei commenti poi sanno già... coperti. Questa è la situazione del momento. Ma fallo tu, dai. Solo per ora è quasi tutto, ragazzi. Devo prendere la medicina. E vai, prendi. La routine, purtroppo. L'antinfiammatorio. E acqua. E acqua, solo che la bevi una tazzina. E acqua. Vai. Mi sentivo troppo in colpa. Samir, mi sentivo troppo in colpa. Ve le ho portate. Grazie. Stanno qua dietro, vai. Prendi. No, mi dispiace. Il video tuo di Aesthetic Frank. Ah, nuovo, lasciamo per. Sì, le ho comprate, basta così. Madonna, anche se mi sedo io. Ti puoi accomodare tranquillamente. Anche se mi siedo io, guarda, a posto. Grazie. Ragazzi, buona domenica. Grazie, ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao.